Un tumore infantile su tre è leucemia. I genitori dei bimbi ammalati si trovano spesso in solitudine, lontani da casa. A Bari, Agebeo e Amici di Vincenzo dona ospitalità e sollievo a mamme, papà, bambini, affinché si sentano meno soli e vivano dignitosamente i lunghi periodi di cura della malattia. Agebeo vuole costruire il villaggio dell'accoglienza, dove ospitare tante famiglie in difficoltà, un progetto che possiamo realizzare solo con il tuo aiuto. Agebeo, insieme, siamo più forti. Ogni anno in Italia circa 3.000 bambini si ammalano di leucemia, circa 5 bambini ogni 100.000 abitanti. E al momento la ricerca assicura la cura a circa il 70%, assicura la guarigione a circa il 70% di questi bambini. Ma il dramma della cura, tutte le difficoltà che trovano durante le cure, non ce le hanno soltanto i bambini, ma anche le famiglie. E fortunatamente a Bari c'è un'associazione che si occupa di queste famiglie, la Agebeo. Il signor Michele Farina è il presidente di questa associazione a Bari. Come nasce questa associazione e qual è il fine? Allora, l'associazione nasce dalla morte di mio figlio, appunto di leucemia. Morì a Trieste il ragazzo. E questa in certo senso mi ha dato un po' di fastidio, perché morire a 1.000 chilometri da casa non è una gran bella cosa. Soli, in una camera sterile, con lui in braccio, mi sentivo perso. E ho promesso a me stesso di dare una mano, ma nella mia terra, affinché queste cose si possano risolvere sul proprio territorio, non andando a 1.000 chilometri di distanza. Poi, una volta venuto qui, portai i santini in reparto oncologico pediatrico del Policlinico a salutare tutti i medici e tutte le persone che comunque mi hanno sempre dato una grande mano. E in quell'occasione il primario, che adesso è in pensione, il professor De Mattia, mi chiese: perché non mi dai una mano a mettere in piedi qui un'associazione? Ecco, di là nacque l'impegno a creare qualcosa per tutti quei genitori che all'epoca al policlinico dormirono nei giardini, dormivano in macchina. Nella pediatria c'era giù un grande deposito dove alcuni genitori purtroppo si riposavano lì la sera, e quindi mi venne in testa di prendere una prima casa d'accoglienza. Oggi sono circa 150 i volontari che l'aiutano in questa opera, e in questi anni sono circa 300 le famiglie, forse anche più di 300 le famiglie che avete ospitato nella vostra casa famiglia. Sì, il ragazzo non c'è più dal 2002, al 2003 ho messo in piedi l'Agebeo, che sta per Associazione Genitori Bambini Emato-Oncologici, e Amici di Vincenzo, ed è un aulus perché nulla sarà fatto a scopo di lucro. Dato che al Policlinico di Bari vengono praticamente ricoveri, posso ben dire, da mezzo mondo, Nord Africa, Est Europa e tantissimi del Sud, non sapendo più dove poterli accogliere, dapprima li ho portati a casa mia, però poi mia moglie disse: non è possibile avere tante persone che mi girano per casa, e quindi feci una domanda al comune e mi hanno dato questo primo appartamento tolto alla mafia, che io, grazie ad alcuni amici artisti, fra cui Checco Zalone, Uccio De Santis e tanti altri del territorio, mi hanno dato una mano a trovare delle somme e ho fatto ristrutturare. Questo tutto nel 2003. Dal 2003 ad oggi, siamo nel 2016, quindi sono quasi 13 anni, avrò accolto sicuramente un numero maggiore di 300 famiglie, le più lontane persino dalla Russia. Il motivo per cui mi spinge a chiedere sempre spazi maggiori per queste famiglie è proprio questo, perché non possono condividere sullo stesso ambiente tanti bambini con la stessa patologia oncologica. Quindi è necessario avere spazi maggiori per ognuno di loro. Ma la vostra attività non si ferma soltanto nella ospitalità qui nelle case, ma offrite anche tanti altri servizi? Beh sì, dall'ingresso al reparto oncologico offriamo tutto ciò che, dalla pratica per quanto riguarda la possibilità di avere la legge 104 o la pensione per i residenti in Italia,
a tutto, il baby taxi, perché le persone da questa casa li portiamo in ospedale e li riportiamo a casa, oppure li andiamo a fare la spesa pure. Non pensate che qui le persone che vengono dall'estero, a parte nella parte iniziale, ma poi non hanno più soldi, con la crisi che c'è, noi ci lamentiamo, ma all'estero vi posso garantire che sono comunque molto molto indietro, non solo nella parte medica, ma anche nella parte economica. Quindi con tutti i volontari che avete citato poc'anzi, organizzo tanti eventi, proprio perché raccogliere fondi per pagare tutto, dalla bolletta della luce al gas, alla benzina del furgone, all'assicurazione, a tutto quello che occorre. Ho una spesa annuale di circa 6.000 euro solo per questa casa, perché a turno, girando quattro famiglie, potete ben capire che spesa mensile di tutti i consumi posso avere. Quindi vi invito veramente a darmi una mano. Ecco, siamo sotto Pasqua, siamo qui in periodo pasquale, adesso magari gli amici, voi soprattutto, vedendo questa trasmissione, possiate capire come darmi una mano. Noi abbiamo visto, quando siamo arrivati, con quale sorriso queste mamme lo hanno accolto qui, perché vedere e trovare un'associazione che fuori dalla loro nazione, abbiamo visto gente, mamme e famiglie che vengono dal Kosovo, dall'Albania, dalla Polonia, trovano la disponibilità di questa gente che, senza chiedere nulla in cambio, li ospita in casa e li aiuta per tutti, è già un grosso risultato per loro, al di là della malattia e delle cure che devono affrontare. Guardate, tutto è nato dalla morte di mio figlio Vincenzo, mi ha insegnato a vivere con la sua morte, perché non importa quello che noi abbiamo in tasca, ma è quello che viene fuori dalla tasca e soprattutto viene dato con il cuore. Io mi sento soddisfatto, posso dire che tutti mi chiamano Vincenzo, eppure il mio nome è Michele, non è Vincenzo, ma Vincenzo sta facendo breccia nei cuori di tutti. Il 24 novembre, sino a qualche anno fa, era soltanto una data che le ricordava appunto il triste evento della scomparsa di suo figlio, ma dallo scorso anno questa data è associata anche a una buona notizia. Ci racconta lei di cosa? Sì, ho cantierizzato, su un terreno tolto alla mafia, ho messo, ecco, diciamo la prima pietra, quella ipotetica, perché ho pulito il terreno, ho avuto 8.800 metri proprio in prossimità dell'ospedale oncologico, tolto alla mafia, grazie al comune di Bari. Ho già fatto lo scavo, la recinzione, ho tolto le vecchie strutture che erano all'interno e inizieremo a brevissimo a costruire. Ecco, subito dopo Pasqua riprendiamo l'opera della costruzione. Ci saranno 10 unità abitative con una previsione di accoglienza di 50 persone, 5 per ogni unità abitativa. E quindi da chi si aspetta un aiuto e da chi ha già ricevuto un aiuto al momento? Allora, diciamo che io non scommetto mai, io mi rimbocco le maniche e mi metto a lavorare, non credo nelle scommesse, credo solo nella volontà di arrivare a un risultato, ce la sto mettendo tutta. Chi mi può aiutare siete, sono, tutti, nessuno escluso. Mi stanno dando tutti una mano, con piccoli passi sto riuscendo piano piano a costruire questo villaggio. Ma qualche volta, con tutte le difficoltà che immagino che ha trovato anche magari la voglia, non dico la voglia, ma le preoccupazioni che si sono presentate tutti i giorni di poter abbandonare questa iniziativa? Sì, c'è un discorso istituzionale dal punto di vista della burocrazia, che è veramente una cosa molto ma molto lunga, fastidiosa, fa cadere le braccia. Però guardate, dopo aver perso un figlio, dopo essere stato dietro di lui per 2 anni, aver visto scioglierlo, scomparire lentamente per questa malattia, vi posso garantire che tutto quello che viene dopo non ha più per me interesse. Però una certezza, quella del mio massimo impegno affinché questo villaggio, nel giro massimo di 2 anni, si deve poter realizzare. Intanto vogliamo ricordare il sito dell'associazione? www.agebeo.it, presidente@agebeo.it è la mia mail, oppure vi do il numero del conto corrente postale 167 44
708. Noi appunto invitiamo a recarsi sul sito che ha appena citato il signor Michele, dove troverete anche le altre modalità per poter aiutare questa associazione. Fra qualche mese tutti quanti dovremo fare la denuncia dei redditi, quindi ci sarà anche la possibilità di donare il 5 per 1000 a questa associazione, ma così anche con tante altre occasioni, tanti eventi che nel frattempo questa associazione diciamo organizza di frequente. Quindi noi ci diamo appuntamento con il signor Michele quando già qualcosa della struttura sarà tirata fuori. Siamo stati prima sul cantiere, abbiamo visto dove sorgeranno, quindi ci aspettiamo di vedere questa struttura già costruita, ma per farla, come dicevamo prima, è una scommessa dove c'è bisogno del contributo di tutti. Grazie. Un tumore infantile su tre è leucemia. I genitori dei bimbi ammalati si trovano spesso in solitudine, lontani da casa. A Bari, Agebeo e Amici di Vincenzo dona ospitalità e sollievo a mamme, papà, bambini, affinché si sentano meno soli e vivano dignitosamente i lunghi periodi di cura della malattia. Agebeo vuole costruire il villaggio dell'accoglienza, dove ospitare tante famiglie in difficoltà. Un progetto che possiamo realizzare solo con il tuo aiuto. Agebeo, insieme siamo più forti.